ci siamo scaldati, quindi possiamo pullare, giusto? Allora, vediamo un po' dal ticket viola che esce. Oh! 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 Già qui cominciamo bene. Cominciamo bene. Dovrei fare la bettina? Bettina per vedere? Sta vincendo Ace. Va bene, ok. Va bene, vediamo. Fiduciosi del fatto che si tratti di Ace. Io ho puntato in piedi 2K di punti. Vabbè, tu purtroppo hai fatto un all-in che hai perso in maniera pazzesca. Bello Irvine. E invece è Braska. È Braska. Mi dispiace, ragazzi, avete perso. Mi dispiace, avete perso. Vabbè, potrete rifarvi magari, chissà. Oh, di nuovo, altra orb viola. Doppia orb viola, incredibile, due di fila. Di nuovo rimettiamo FR di Ace o Braska, sempre un minutino di pronostico. Peccato, avete puntato poco, eh? Avete puntato poco. Vabbè, niente, non mi interessa alla fine. Alla fine va bene. Vediamo se in questo caso ripaga la fiducia in Ace o ripaga la fiducia in Braska. In Braska menta. No, Braska merda, quella è un'altra cosa. Magari prima. Ora con la BT Braska è decente. Oh, bene. Bene, benissimo, oserei dire. Ma oserei dire benissimo. Benissimo. Io di Ace ce l'ho già tutto completo, ce l'ho anche verde, tra l'altro, quindi io per me il banner è completamente chiuso. Guarda, se trovassi la BT di Braska, ho veramente chiuso tutto, perché anche Braska in realtà ce l'ho maxato. Anche Braska ho maxato con la Force. Per cui... Dai, esce la BT qua, abbiamo fatto un plan. No, niente. Vabbè. Speravo troppo. Ma io qualche tickettino in realtà lo butterei, perché tanto la Summon me ne dà altri ticket. Magari tentiamo la sculata con i ticket. Vediamo se riusciamo a fare il colpaccio con i ticket. Ultimamente non mi posso lamentare, mi è andata anche abbastanza bene con i ticket, quindi vediamo se riusciamo a fare il colpaccio. Tanto Ace, ex di Braska, vabbè, non mi interessa. Tanto Ace comunque sia lo maxo, perché tanto ce l'ho full. Oddio, il laghettino mi aveva fatto sperare un pochettino. Bella la sfera di Irvine, quindi la ex va benissimo, come ex di Irvine va benissimo. Ha un'ottima sfera Irvine, quindi anche maxare la ex in questo caso di Irvine potrebbe essere una cosa positiva. Metodo giappino per i nostri ascoltatori. Va. Non mi ricordo neanche che faceva la sfera di Braska in realtà. Non ci faccio caso. Altra orb dorata.
Dai, le orb dorate le guardo. Giusto per il piacere di guardare le orb dorate. Poi le altre invece. Le altre le tengo. Le altre le skippiamo. Però le orb dorate potrebbero riservare sorprese. Ecco. No. Non è la sorpresa che volevo io. Va bene. Alla fine sono high power stones, quindi le posso tranquillamente accettare. Bella BT skip. No, vero? Sarebbe bella una BT skip. Una bella BT skippata così che ti spunta all'improvviso sarebbe molto figa. Come si drains che mi è uscito così, no? Skippando con i ticket. Va bene, buona l'ex di Irvine. Oddio. Tra l'ex che possono uscire... Oddio, un'altra force di Ace, godo. Risparmiamo High Power Stones. Belle le orbe azzurre skippate che mi danno queste gioie. Penso che a 800 mi fermo. Perché tanto poi... Vabbè, sì che con la summon prendo anche un botto di ticket, però non voglio sprecare ticket per cercare una BT, sinceramente parlando. Cioè, un paio sì, li possiamo buttare per il meme, però preferisco magari conservare i ticket per altri banner, dove magari ci sono delle force, piuttosto che delle BT. Ma Irvine oggi proprio... Completamente assuefatto. Chi c'è dopo Braska? Setzer. A fine... No, aspetta. C'è settimana prossima. Allora, Setzer è il 21, perché è l'ultima settimana. La prossima settimana invece ci sono Barz e Dorgan. Barz con la Force e Dorgan con la BT. Quindi quello potrebbe essere un altro banner interessante per me. Perché comunque Barz... Non mi ricordo... No, credo di non avercelo verde però nel Giappone, Barz. Però Dorgan l'ho maxato, quindi in teoria se mi uscisse la sua BT sarebbe figo. Se mi uscisse la sua BT sarebbe figo in realtà. Però credo di non avere Barz verde qua nel Giappone. Nel Global sì, ce l'ho verde Barz. Qui invece mi sa che non l'ho fatto verde, per cui non credo neanche di volerlo pullare a questo punto. LD di Braska. E tra l'altro hanno migliorato anche la force di Braska, hanno aumentato leggermente le percentuali della sua carica force, quindi non è affatto male adesso Braska. Ovviamente se si vuole utilizzare la rotazione di Braska va benissimo. Se non si vuole utilizzare la rotazione di Braska rimane un po' in sospeso. Però la rotazione di Braska adesso non è affatto male. Non è affatto male. Cioè se volete utilizzare comunque Braska come main BT potete farlo tranquillamente, perché non è male la sua rotazione. Col fatto addirittura di avere anche il buff della BT che ti dà il follow up, credo che sia abbastanza carino. Speriamo che Dorgan riceva qualcosa di interessante con la BT, anche perché Dorgan purtroppo è quel personaggio che è uscito nel momento sbagliato. E uscendo nel momento sbagliato... Ha perso tanto secondo me, quindi deve recuperare. Deve necessariamente recuperare un po'. Vabbè, niente BT di Braska. Sinceramente parlando va bene così.